8 anni fa mia moglie è stata colpita da un tumore. Dopo 2 anni di lotta è morta, capito? Io sono caduto in forte depressione, ho avuto il collasso cardiaco, mi sono salvato per miracolo, capito? E allora per combattere la depressione io mi sono iscritto all'università. È proprio vero che gli esami nella vita non finiscono mai. Rocco Verì lo sa bene. Oggi ha 92 anni, alle spalle una lunga carriera da professore. Quando la vita l'ha posto davanti alla prova più dura da superare, la perdita della sua compagna, Rocco ha risposto con tenacia e ostinazione. Ha concentrato le sue forze sullo studio fino a raggiungere la sua quinta laurea. La commissione ha considerato il curriculum degli studi compiuti da Rocco Verì e ha valutato la tesi di laurea. E per l'autorità conferitami dalla magnifica rettrice proclamo dottore magistrale in scienze e tecnologie alimentari il signor Rocco Verì con la votazione 106 su 110. È un esempio anche per i giovani studenti, purtroppo tante volte leggiamo di abbandono dell'università, invece Rocco testimonia tenacia. Esatto, tenacia e anche capacità di riuscita. Sicuramente non credo che sarà stato facile nemmeno per lui, però anche per l'età, ma credo che sia un bellissimo modo per far vedere agli studenti, ai giovani, che cosa significa avere in mano una laurea, avere in mano la capacità di prendere in mano la propria vita anche così. Può essere un po' il nonno di tutti gli studenti questo, che effetto sì, le fa? Sì, perché io ho frequentato con i nipotini, io ho frequentato qui 3 anni e più, anzi 4, chiamavo nipotini, perché tutti 24, 25, 26 anni, capito? Avete studiato anche insieme, avete preparato gli esami insieme? No, questo fatto da me a casa, no, che me ne stavo a casa mia, capito? Come mai ha dedicato tutto questo suo tempo allo studio, una cosa abbastanza rara? Ma non lo so, non glielo so dire, questo veramente non lo so dire. Forse inconsciamente nel mio io, non so, non te lo so dire. Perché però mi è sempre saputo, mi è sempre piaciuto sapere, ecco, conoscere, capito? Lei ha incoronato tutti i sogni della sua vita anche con questa laurea? No, c'ho altri sogni ancora. Che cosa sogna ancora? Sogno di imparare un po', approfondire un po' la musica, che mi piace perché sono un dilettante fisarmonicista. Quindi superata la laurea, lei si metterà a studiare musica? Sì, a ristudiare, a ripassare. È così, ma insomma, capito? Sono un po' strano, un po' un tipo un po' sui generis, come dicevano i latini.